Quest'idea nasce nel lontano 93 per gioco, raccogliendo dei legni sulle spiagge vicino a Livorno, dove abito e dove lavoro. Da lì ho iniziato ad assemblarli perché principalmente mi ricordavano delle forme legate a creature marine. Da un gioco è diventata una professione che porto avanti con passione e divertimento. Il lato ironico è anche abbastanza dissacrante di noi livornesi. Questo è un tonno errante cavalcato da un pinocchio. Il pinocchio è uno dei miei soggetti preferiti oltre ai pesci, realizzato come vedete con un vecchio imballo di una spedizione, delle parti in metallo che sono non altro che lastre di alluminio di recupero, leve di freno di uno scooter, cartone ondulato verniciato e soprattutto la cosa che caratterizza di più l'opera, secondo me, ma tutta la serie dei Pinocchi, è la macchinetta Moka del caffè. Il fattore ciclo è fondamentale per me. Oltre a recuperare le cose in mare, attingo un po' dovunque, a qualsiasi ambiente vissuto dall'uomo. Il mare è un tornare sempre a qualcosa di personale, di intimo, che mi appartiene, essendo nato in una città di mare. Trovare degli oggetti fantastici, perché diventano ovviamente fantastici gli oggetti che recupero, ma partiamo dagli oggetti già di per sé fantastici, che sono spesso opere di materiale plastico, di materiale di scarto di produzioni industriali che purtroppo troviamo sulle nostre spiagge. Ritornare a quel fantastico per me è fondamentale.